Lo stadio Adriatico finisce 2-0 tra Pescara e Padova. Inizia subito bene la partita per il Pescara con Memuscei all'interno dell'area di rigore, viene messo giù da Calvano, calcio di rigore netto sul dischetto, va Leo Mancuso che spiazza il portiere Minelli. Il Padova fa la partita, mette pressione, schiaccia per lunghi tratti il Pescara all'interno della propria tre quarti campo, ma con una delle tante ripartenze il Pescara blinda il risultato, iniziata da Monachello che tocca per Marras che va sul lato corto dell'area di rigore, cross per l'accorrente Mancuso che di sinistro supera Minelli e firma il 2-0 sul finire del primo tempo. Spavento per il Pescara, Capello gira, botta sicura, il pallone si stampa sul palo, sta per entrare dentro, super Scognamiglio in scivolata che evita il gol del 2-1 prima del duplice fischio di Furno di Roma 1. Meglio il Pescara nel secondo tempo che con i biancazzurri che devono rinunciare a Campagnaro al suo posto per Rotta, Gravillon torna a fare il centrale ma controllano meglio i ritmi rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Il Pescara va vicino al 3-0 in più circostanze. Al 37esimo però serve ancora una volta Super Fiorillo sul colpo di testa da 0 metri 0. Fiorillo è miracoloso e manda il pallone sulla parte alta della traversa, poi sul fine di tempo Brugman con il destro incrociato centra il legno. Non c'è altro da raccontare se non dire che il Pescara non ha subito ammonizioni pesanti e dunque rosa al gran completo martedì in trasferta sul campo del Benevento. Pescara batte Padova 2-0.